Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al gran concerto di Natale dell'Associazione Musicale Giuseppe Chinienti, città di Montenesola. Una serata speciale quella di stasera in compagnia di musicisti straordinari diretti dal grande maestro Lorenzo De Felice con la voce solista di Roberta De Vita, talento canoro della nostra terra. Vi ricordo che il ricavato di questa serata attraverso le nostre offerte sarà destinato in beneficenza per la messa dei poveri che da oltre 30 anni, grazie all'operato della Chiesa del Carmine, nella sua sede di Via Cavour, garantisce circa 110 pasti al giorno. Il tutto è coordinato da Don Marco e da suo padre Enzo Gerardo. Questa sera ascolteremo 8 brani della tradizione musicale natalizia. L'orchestra di fiati del presidente Ivan Lerario spazierà infatti tra pastorali e canzoni più recenti rientrati nel cuore di anni del periodo natalizio. Prima però di iniziare la kermesse, diciamo qualche parola su questa associazione che da tanti anni sta avendo grandi successi. L'orchestra di fiati Giuseppe Chinienti, città di Montenesola, nasce nel 2003 insieme all'omonima associazione, costituitasi per volontà di un nutrito gruppo di musicisti del territorio, quale frutto della passione per la musica e per quella bandistica in particolare. Nel corso dei suoi 11 anni di vita, l'orchestra di fiati Giuseppe Chinienti, che ad oggi conta un organico composto da oltre 40 elementi, ha potuto vantare la propria partecipazione a diversi e importanti raduni bandistici tenutisi nel territorio pugliese. L'eclecticità e la versatilità della scelta di repertori che spaziano dalla musica leggera d'autore al repertorio classico, dalle marce funebri della tradizione tarantina alle marce sinfoniche militari, hanno consentito il raggiungimento di numerosi consensi da parte di pubblico e critica, grazie alle partecipazioni alle feste patronali più importanti del territorio ionico, quale ad esempio la festa patronale di San Gregorio Magno a Manduria e quelle di San Michele Arcangelo e della Madonna del Rosario a Montenesola. I numerosi consensi ottenuti, uniti dalla grande passione e dedizione verso la musica, hanno fatto sì che dal 2012 l'orchestra di fiati Giuseppe Chinienti prenda parte stabilmente alla processione dei Sacri Misteri di Taranto e ai festeggiamenti della Beata Vergine del Monte Carmelo, sempre a Taranto, ricevendo consensi sempre crescenti e favori unanimi da parte di critica e pubblico. Iniziamo con il primo brano, la pastorale di Francesco De Benedictis, musicista e compositore tarantino che all'età di 16 anni si trasferì da Taranto a Napoli per proseguire gli studi di clarinetto presso il Conservatorio Partenopeo. Fu professore di clarinetto e strutturato nei migliori teatri meridionali, esibendosi come solista e dirigendo diversi complessi bandistici locali, tra cui proprio la banda municipale di Montenesola nel 1912. Ascoltiamo la pastorale di Francesco De Benedictis. Thank you.
musicale Giuseppe Chinienti. Prima però di passare al secondo brano, qualche nota sul maestro, il professor Lorenzo De Felice. Giovane musicista di Montemezzola, diplomato in clarinetto presso il Conservatorio Giovanni Paisiello di Taranto, sotto la guida del professor Rocco Brandolisio, grazie alla sua esplicate doti umani e professionali, nel 2008 vince una borsa di studio assegnata dal Rotary Club Magna Grecia presso l'Istituto di Alta Cultura Musicale Paisiello, per essersi distinto per impegno, profitto e doti morali. Ha frequentato diversi corsi di perfezionamento con maestri di fama internazionale quali Vincenzo Mariozzi, Fabrizio Meloni, Romain Guyot, Michele Lomuto, Francesco Tagliati. Durante la sua carriera concertistica il maestro De Felice è stato premiato per ben 21 volte in vari concorsi nazionali e internazionali, tra i quali concorsi Città di Matera, Città di Altamura, Città di Massafra, Città di Taranto. Ha collaborato con numerose formazioni orchestrali, quali l'Orchestra dell'Istituto Musicale Paisiello, della provincia di Taranto, l'Orchestra della Magna Grecia, l'Orchestra Futura di Trento e l'Orchestra della Lucania. Ad oggi il maestro De Felice svolge attività solistiche e concertistiche in varie formazioni, spaziando dal duo con il pianoforte all'ensemble di clarinetti. Attualmente il professor De Felice è insegnante di clarinetto nelle scuole medie statali di Milano e provincia, presso le quali dal 2013 è titolare di cattedra. Direi di fare un applauso al professore. Il secondo brano è Le Perse Noël di Gilbert, tradizionale canto natalizio inglese originario probabilmente della Cornovaglia, di certa collocazione storica databile tra il XVI e il XVII secolo, pubblicato per la prima volta nel 1823 grazie ad un arrangiamento e alcune aggiunte nel testo apportate ad opera di Davis Gilbert. Il testo di questo canto si compone di 9 strofe, a contenuto strettamente religioso, poiché parla infatti della nascita di Gesù, dall'annuncio dei pastori all'arrivo dei Re Magi. Il primo Natale, a cui fa riferimento il titolo, è evidentemente proprio il giorno della Natività. Ascoltiamo di Chris Noel di Gilbert, eseguita dall'Associazione Chinetti. Thank you.
grande performance. Passiamo al terzo brano in scaletta, si tratta della pastorale numero 2 di Francesco Battista. Compositore tarantino, nato nella seconda metà dell'Ottocento, fu direttore del complesso battistico Giuseppe Verdi, città di Taranto, tra il 1903 e il 1905. Le sue composizioni più note restano le famose pastorali comunemente denominate pastorale numero 1 e pastorale numero 2. L'associazione clienti in pastorale numero 2 di Francesco Battista. Thank you.
Notte di Natale, eseguito da Domenico Colucci. Domenico Colucci fu il direttore e concertatore della Banda Comunale di Taranto, che sia pur costituita da portuali di modesta cultura, sotto la sua direzione assunse a livelli artistici di eccellenza. Memorabile fu il duello Colucci-Falcicchio in un concorso nazionale di bande a Venezia, che vide in competizione la Banda di Taranto con quella di Gioia del Colle. Tra le sue maggiori composizioni si ritrovano una pastorale nota come Notte di Natale, un poema sinfonico, Suite dello Ioni, e una marcia funebre intitolata A mia madre. Ascoltiamo Notte di Natale, seguita dall'Associazione Chimieri.
Nel 2002, a 13 anni, inizia a studiare chitarra con la professoressa Gabriella Martinelli presso l'Associazione Musicale Giuseppe Chinienti di Montepenzola. E nel 2003 inizia con la stessa il corso di canto moderno. Entra a far parte di diversi complessi musicali, esibendosi dal vivo in molte piazze locali della provincia. Nel 2010 inizia la collaborazione con la professoressa Giuliana Santa, con la quale studia canto moderno e jazz presso la scuola comunale musicale, nota bene, del professor Franco Speciale di Martina Franca. Prende parte a diversi musical sotto la regia di Giuliana Santa, tra cui Puer Eternus, replicato per 2 anni consecutivi, e Viaggiare in tutti i sensi. Dal 2010 insegna canto moderno nell'Associazione Musicale Giuseppe Chinienti di Montemesola e dal 2012 nell'Associazione Musicale Mondo Musicale della professoressa Antonietti Interprete di Montegnasi. Dal 2012 canta nell'Orchestra Ritmo Blues di Taranto, edizione straordinaria. A settembre entra nella classe di canto jazz di Leri Franco al Conservatorio Paisiello di Taranto, classificandosi seconda all'esame di ammissione. E attraverso anche la sua splendida voce ascoltiamo adesso Christmas Medley, raccolta di più tradizionali canti popolari natalizi, tra cui si ritrovano Uscelli dalle stelle, Astro del cielo e Jingle Bells. Ascoltiamo appunto l'associazione musicale con Christmas Medley. Thank you.
Don Marco. Allora, chiedo di avvicinarsi al microfono, prima il priore Antonello Papalì e poi ovviamente anche Don Marco. Buonasera, grazie. Io devo fare delle doverose annotazioni. Il motivo di questo concerto è una raccolta fondi per la nostra mensa. Voi sapete che la nostra opera sociale della parrocchia, della confraternita, è la mensa dei poveri. E abbiamo distribuito in chiesa delle buste che ognuno di voi potrà metterci ciò che vuole, va bene anche un solo euro, e tutta questa cifra raccolta la passeremo nelle mani del nostro parroco Don Marco, che come sapete si occupa della gestione materiale della mensa. La mensa l'ha ricordato un presentatore bravissimo, un corpo puntuale, opera da 30 anni in questo territorio, si trova in via Cavour, e siamo a una cifra vertiginosa di 110 pasti che serviamo al giorno. Molti di voi che vivono nel territorio della parrocchia si rendono conto di quanto questo diventa difficile giorno dopo giorno, ed è difficile non solo per proprio provvedere ai generi alimentari che con una certa fatica, ma alla fine insomma si riescono anche a ottenere, ma è difficile proprio materialmente da gestire. E questo che dobbiamo ringraziare il papà di Don Marco, Enzo Gerardo, che coordina. Che coordina tutti i lavori della mensa grazie a un nutrito gruppo di volontari e volontarie che giornalmente vedete che sono impegni pesanti, per chi opera nel sociale lo sa, certamente meglio di me. Giornalmente si prestano il loro tempo ai nostri fratelli meno fortunati di noi. E la banda di questa sera, per una volta, fa un gesto di carità vera, cioè veramente questa sera nessuno di loro prende una lira, anzi prende un euro. Maestro De Felice che ci ha proposto tempo fa di fare un concerto per raccogliere fondi per la mensa e ha pensato che il periodo natalizio potesse essere il momento migliore. Quindi realmente, non per dire, ma realmente ogni componente questa sera non è retribuito, ma ha offerto la propria bravura, la propria arte con il gruppo della banda in favore della nostra mensa. Di questo noi siamo contenti e fieri di avervi incontrato 3 anni fa e quindi di aver creato questo connubio con la vostra associazione che sta dando dei grandi frutti e per l'aspetto artistico e anche per l'aspetto di solidarietà. Grazie ancora per questa vostra disponibilità. Se magari se vogliono ritirare qualche gusto lo possono fare tranquillamente, nel frattempo io vi dico che come confraternita noi siamo comunque vicinissimi alla mensa quotidianamente, ma anche durante questo concerto. E cioè dire, facciamo finta comunque di pagarvi, non diamo i soldi alla vostra associazione, ma il compenso che vi sarebbe toccato questa sera lo diamo interamente nel mani del nostro parroco Don Marco, che contribuirà ad alimentare la raccolta che in questo momento stiamo facendo. Quindi voi avete offerto un concerto gratuito, questo vi ringraziamo, noi lo paghiamo e lo paghiamo ai fratelli che non bisogna decidere. E a questo io devo aggiungere un contributo straordinario dato da Marco, domani arriverà un mezzo che scaricherà 10 casse di frutta fresca e 5 casse di pelate. Pelati che vengono dalla loro raccolta, perché anche loro hanno delle opere sociali, il CASA esattamente, che è un gruppo, un centro di raccolta alimentare che poi loro non lavorano, non trasformano in cibo cucinato, ma vanno a consegnare
nelle case delle persone che hanno bisogno. Di questo noi ti ringraziamo, Raffaele, e glielo auguro. Grazie ancora per il nostro. La vostra attenzione e per la considerazione che avete per il nostro operato. Concludo dicendo che noi non pensiamo solo alla mensa, come Marco lo sa benissimo. Purtroppo la carità è immensa e le forme di carità sono tante, e in questa città, oltre alla carità proprio del sostentamento quotidiano, del cibo, dei soldini, c'è bisogno anche di altro. Noi non ci tiriamo mai indietro, con Marco è assillato con l'ufficio preso di mira, è quotidiano, il problema è quotidiano, lo viviamo sulla pelle, sulla nostra pelle. Noi cerchiamo di essere vicino per quanto possibile. E soprattutto quello che volevo dirvi è che bisognerebbe essere più vicino alle persone nei momenti del bisogno, non solo con i soldi, non solo con i denari. Carità è andare a trovare una persona che non sta bene in ospedale. Carità è andare a trovare, io non ce l'ho, ma lo dico per dire, i nostri nonni a casa. Carità è andare a trovare le persone anziane che sono sole. Carità è andare a trovare anche quelle persone giovani, che sono più sole delle persone anziane, che stanno chiuse in casa e che stanno su Facebook, sono più soli degli anziani. Carità è occuparci della persona più vicina a noi, che io non conosco, e dell'accettarlo con i propri pregi e con i propri difetti, e sopportare della persona che ti sta a fianco, soprattutto quando diventa insopportabile. Le forme di carità sono infinite, e le carità più belle sono quelle che portiamo nel nostro cuore tutti i giorni e che magari non diciamo. E a questo che vi chiedo un'attenzione particolare. E a questo che in qualche modo con la nostra confraternita ci stiamo cercando di dedicare da un po' di tempo, e lo continueremo a fare. Grazie. Allora chiamo qui Don Marco per completare il pensiero prima di aggiungere all'ultimo brano in scaletta. Io prendo parola unicamente per dire due cose. Anzitutto ringraziare tutti voi, l'orchestra e il maestro, per il pensiero che avete avuto di organizzare questo concerto per il sostegno della nostra mensa. Poi ciascuno di voi che è qui presente, che già semplicemente con la presenza afferma la propria vicinanza a questa realtà di carità che rimane, credo, un gioiello per la nostra città. Voi sapete che le mense cittadine sono due: la nostra, nella quale serviamo tutti i giorni il pranzo, e quella della parrocchia di San Pio X, dove viene servita la cena. Ma il vero spettacolo della mensa, la vera opera di carità della mensa, oltre a quello di dar da mangiare, Madre Teresa di Calcutta diceva: quando un povero bussa alla tua porta, non parlargli di Gesù, prima riempigli lo stomaco e poi forse gli puoi parlare di Gesù e ti ascolterà. E allora il vero spettacolo di queste due mense è la generosità delle volontarie e dei volontari. Vi dico, vi confesso apertamente che io faccio bella figura con la mensa, ma il merito va anzitutto alle volontarie e ai volontari che ogni giorno danno il loro tempo. Allora voi mi consentirete di chiedervi un applauso per queste 70 persone. Sono loro l'anima e il sostegno della nostra mensa dei poveri.
L'altro pensiero che volevo condividere con voi è che noi stiamo assistendo ad una felice stagione in cui un po' tutte le confraternite della nostra città e della nostra diocesi, su convinta spinta del nostro arcivescovo, stanno maggiormente rendendosi presente nei bisogni del territorio, nei bisogni della città. Noi non abbiamo il compito di risolvere tutti i problemi, non spetta alla comunità cristiana la risoluzione di alcuni problemi, peraltro ci sfugge proprio tecnicamente perché non abbiamo le forze e le competenze noi per risolvere ogni sorta di problemi che il territorio presenta. Il nostro compito è quello di rimanere una fiaccola accesa di carità e di speranza. Il nostro compito è quello di mostrare che il cuore dell'uomo è ancora capace di commuoversi, di condividere, di rendersi solidale con chi è più bisognoso. E mi sembra che questa sera abbiamo risposto al compito che il Signore ci ha affidato. Grazie a tutti. In scaletta è Happy Day, una canzone gospel sviluppata a partire da un inno del XVIII secolo incisa da Edwin Hawkins Singers. Il singolo venne pubblicato nel 1969 e diventò internazionale, raggiungendo tra l'altro il secondo posto nella classifica britannica e il quarto in quella statunitense. Il testo, cantato in prima persona, se viene eseguito in genere da cori, celebra il giorno felice in cui Gesù lavò i miei peccati, insegnò a guardare, lottare e pregare e a essere felici ogni giorno. Il brano, con numerose interpretazioni da parte di vari cantanti, tra cui Joan Baez, nel 1971. In Italia, erroneamente considerato un canto natalizio legato alle celebrazioni dell'anno nuovo, causa dell'associazione pubblicitaria a prodotti pubblici natalizi, trattandosi in realtà di un canto pasquale, appunto, il giorno felice. Con la straordinaria voce di Roberta De Vita, ascoltiamo poi il video. Thank you.
serata musicale, maestro, è stato anche un piacere. E allora proseguiamo. Ringraziamento a chi ha partecipato, da Maggio Schinaia e dall'Associazione, una buona continuazione.